che dire, ci vediamo nelle prossime occasioni, ci sentiamo, insomma la cosa più bella è esserci e trasmettere positività e un sorriso nelle nostre cose, in qualsiasi cosa che facciamo e ovunque andiamo. Inizia la musica anni 70-80, anzi, ecco qui DJ René V, veramente un grande amico, un grande DJ, tra l'altro diversi contatti proprio nel mondo delle discoteche, vero? Sì, sono tanti anni che sto in giro per discoteche, insomma, spero che vi fermiate e almeno ci divertiamo un po'. Fantastico, quindi un saluto a lui, un saluto agli speaker storici, ne vedo più di qualcuno, a parte c'è Massimo Corizza, ne vedo altri insieme. Che dire, buon tutto, un abbraccio, buon weekend, ci vediamo alla prossima qui altrove, un abbraccio e inizia DJ 7-70-80. Grande serata di apertura all'Emi Sax Music, siamo qui con colei che ha inventato tutto ciò, ovvero sia Emanuela Santolamazza, appunto in arte Emi Sax Music, ben trovata. Grazie, buonasera a voi. Allora Emanuela, che cosa si preannuncia per la stagione 2009-2010 proprio all'Emi Sax Music? Beh, sicuramente sarà una bellissima, strepitosa stagione piena di eventi, sicuramente, dalla live music, soprattutto live music, a teatro, poesia, danza, arte, tutto quello che vuol dire arte noi ce l'abbiamo qui. Vogliamo magari ricordare qualche appuntamento, tanto per dare qualche piccola anticipazione? Allora, gli appuntamenti più importanti sicuramente sono il 1° e il 2 ottobre con l'apertura della live music e poi abbiamo sicuramente la notte di Halloween, che sarà una bellissima serata con musica dal vivo, anche se è un controsenso però, e animazione. E altri due appuntamenti molto importanti sono il 21 novembre con Zeno, appunto il sosia di Renato Zero, e a seguire una bellissima serata anni 70-80. E un altro appuntamento molto importante è il 28 novembre con gli effervescenti naturali e anche con il nostro carissimo amico Francesco Cicchinelli per quanto riguarda la comicità. E poi comunque avremo tanti altri eventi. Quando volete potete venire qui, troverete sicuramente un bellissimo programma. Benissimo, tra l'altro ricordiamo anche l'ultimo dell'anno, una serata fantastica il 31 dicembre. Qualche piccola anticipazione? È sicuramente un bellissimo capodanno perché sarà tutta all'insegna degli anni 50 e 60 American Graffiti. E diciamo tutta musica rockabilly. Grazie e alla prossima!